Oggi iniziano le proiezioni cinematografiche che si svolgeranno tra qui e la Casa del Popolo. All'ingresso di là potete trovare il volantino con tutti gli appuntamenti e quindi non mi dilungo nel leggervi il volantino, insomma, potete fare da soli. Stasera abbiamo come ospite Egisto Nino Ceccatelli, fotografo, e che ha conosciuto Pasolini e ha collaborato con lui. Dopo ci faremo raccontare nello specifico, e a seguire la nostra intervista ci sarà la proiezione del film Porcile. Adesso passo la parola a Noemi e iniziamo. Buona serata. Inizio. Buonasera a tutti. E come appunto diceva Beatrice, siamo insieme a Nino, che è un amico e ha fatto tantissime esperienze nella sua vita, è un artista tutto tondo e ha lavorato nel doppiaggio, curando l'adattamento in inglese di ben 16 film, tra cui appunto anche Porcile, che andremo a vedere. Come regista ricordiamo due documentari importanti: uno è La Laguna di Hemingway, che è stato premiato al Festival di Venezia nel 1988, e l'altro Soave come la morte, presentato invece al Teatro Metastasio qui di Prato nel 1989. Inoltre ha partecipato alle mostre fotografiche del 26esimo e 27esimo Festival dei Popoli di Firenze. Continuo io? Okay. Poi ha dato vita al laboratorio di attività espressive, insegnando antropologia visuale nelle scuole del comune di Prato. Nel 1995 ha fondato insieme a Renzo Carlesi il Centro Sperimentale di Fotografia di Prato, sempre. Ha partecipato alla Coppa del Mondo di stampe a colori, arrivando primo nel 2005, nono nel 2008 e secondo nel 2011. E dall'81 è membro della Società Italiana di Antropologia e Etnologia. E mi dicevi oggi? Che dal prossimo anno non sarò più nell'albo degli antropologi, Ok, questo è per. per ragioni di tempo. E stasera è qui con noi, quindi Nino, benvenuto, grazie di aver accettato appunto di partecipare a questa rassegna. E speriamo appunto che sia un bel percorso da fare insieme. Prima di iniziare con le domande a Nino, volevo appunto introdurvi in quella che è appunto questa serata. Prima di tutto, facendo una breve parentesi, veramente molto sintetica, su quello che è cosa si intende quando si parla del cinema di Pasolini, che è diverso da quello classico, quello che lui definisce di prosa. Vi volevo leggere le sue parole, che usa per spiegare appunto il suo cinema. Nel cinema di prosa i protagonisti sono come nei romanzi classici, sono i personaggi con le loro storie e i loro ambienti. Nel cinema di poesia, invece, così Pasolini definisce il suo cinema, il protagonista è lo stile, cioè nel cinema di prosa non si sente la macchina da presa. Nel cinema di poesia si sente la macchina da presa. Fa due esempi per farci capire cosa intende. Il primo tipo di film, cioè quello di prosa, è quello che viene cinematograficamente detto come un film classico, è appunto per John Ford, lui fa questo esempio. Nel secondo invece è Godard. Un autore di cinema, Pasolini dice, è stato quasi sempre costretto dalle circostanze ad essere solo un romanziere. D'ora in poi, con questo cinema, può essere anche poeta. Allora, il film che vedremo stasera è del 1969. Non vi raccontiamo troppo della trama perché altrimenti, insomma, siete qui apposta per vederlo. Vi diciamo soltanto, per contestualizzare, che il Porcile può essere visto come una metafora politica e che in particolare nella sceneggiatura, rispetto al film, viene sottolineato in maniera ancora più esplicita l'analogia e il richiamo a Hitler come un maiale. Infatti siamo nel secondo dopoguerra, c'è riferimento agli esperimenti che i nazisti facevano con i corpi degli ebrei, che dopo averli appunto uccisi nelle camere a gas recuperavano i cadaveri, e oltre a fare gli esperimenti, Pasolini si riferisce molto anche all'utilizzo dei corpi per fare una sorta di innesti. Quindi c'è un personaggio in particolare che si farà la plastica facciale,
proprio attraverso questi sistemi utilizzati da loro. E il protagonista è Julian, che ha questa insana abitudine di andare al porcile e porta con sé un segreto. Quindi durante tutto il film sentirete parlare di questo segreto di Julian, che poi appunto capirete qual è. E essendoci questi due aspetti, degli ebrei e dei maiali, a un certo punto si dice proprio, si scambia una storia degli ebrei per una di maiali, quindi c'è una sorta di accordo barra compromesso tra questi due mondi. E Julian passerà 3 mesi in stato catatonico per cercare, attraverso una sorta di passione che è in qualche modo religiosa, di redimersi, quindi di trovare la sua strada. Sarà senza mangiare, senza parlare, annullerà tutte le funzioni vitali. E questo tipo di passione lo ritroviamo poi anche in Teorema, che avremo modo di parlarne più avanti in un altro appuntamento della rassegna. E in tutta questa storia di corruzione, questo porcile che sintetizza, simboleggia un po' un sistema che schiaccia Julian, c'è il personaggio di Ida. Ida è una ragazza che cercherà di salvarlo, cercherà di dargli gli strumenti per ribellarsi alla famiglia e al sistema societario. E non vi sto a dire appunto che cosa accade, se riescono o se non riescono, perché poi insomma sarà bello anche che ognuno farà le proprie considerazioni. La cosa importante da sapere, scusate, sul film, prima di vederlo, appunto, ci sono due storie che corrono in parallelo. Una è quella di un guerriero cannibale che vede appunto nel cibarsi di carne umana come la sua personale ribellione, e l'altra appunto è quella di Union, ambientata nel secondo dopoguerra. Lui è un rampollo appunto di questa ricca famiglia tedesca, e anche qui abbiamo il cannibalismo, ma è passivo, quindi c'è questa forma di amore e attrazione che il protagonista ha nei confronti del porcile, e proprio questa forma di amore si svilupperà appunto con questa forma di cui appunto vi parlavo prima, cioè del cannibalismo passivo in questo caso. Pasolini Sì. parla proprio del cannibalismo, no? Sì. Dice che è una funzione di un estremismo spinto al limite dello scandalo, della ribellione e dell'orrore. Il maiale chiaramente è un animale che non è stato scelto a caso, quindi oltre a richiamare in maniera molto semplice il senso dello schifo, dello sporco, perché mangia di tutto, sta nell'etamaio, è un animale che è anche molto simile a noi. Se pensate alle case farmaceutiche, a tutti gli esperimenti che fanno, proprio è un po' nostro cugino biologico, quindi la pelle è molto simile e inoltre anche la carne del maiale ha un sapore simile alla carne umana, avuto da persone che a causa di incidenti catastrofici si sono trovati costretti a mangiare i cadaveri dei propri compagni per sopravvivere. Quindi, come spiegava Beatrice, si parla di cannibalismo anche perché il maiale è proprio simile all'essere umano, sia in senso letterale, quindi più biologico, e quindi essendo egli stesso considerato umano si torna al cannibalismo, e c'è l'aspetto però anche più sentimentale e più metaforico. E dopo questa breve introduzione, questo cappello sul film, Nino, prima di entrare nel merito del tuo lavoro con Pasolini, volevamo chiederti che cosa ne pensi di quest'opera di Porcile. Buonasera a tutti. Io penso che Porcile sia uno fra i film più belli di Del Paolo, questo senz'altro. Questo non lo dico perché ci ho lavorato un po' anch'io, ho fatto l'adattamento in lingua inglese, ma lo dico perché è veramente un bellissimo film. Cosa dire? Cioè, Porcile e Teorema sono forse i film che rappresentano più Del Paolo, e sono in un certo senso anche film un po' autobiografici. Perché dico questo? Dico questo perché lo vedrete, e poi se seguirete le nostre serate, vedrete anche gli altri film. Sia Porcile e anche Teorema
si rappresentano cose lì. E Julian, il visitatore, che poi sarà Terence Stamp in Teorema, e rappresentano un po' l'inquietudine, non tanto di loro, ma l'inquietudine di Pasolini, che Pasolini era un uomo inquieto, un uomo solo in un certo senso. E è un'inquietudine causata dal contrasto, io penso, fra la sua naturalezza, la sua, il suo essere d'uomo e la sua diversità. Poi volevo una piccola frase, mi è venuta in mente ora che ha detto il cannibalismo. Nei miei viaggi che ho fatto in precedenza, nel 1985, ho vissuto circa un mese con una tribù primitiva in Nuova Guinea, i Dani, e io sono arrivato nel giugno del 1985, nel maggio è stato accertato l'ultimo atto di cannibalismo di queste persone. Ho parlato con alcuni di queste tribù, qualcuno aveva mangiato carne umana, e proprio per riconfermare quello che hai detto, mi ha detto che è molto simile a quella del maiale. Testimonianza diretta. In merito a quello che dicevi dell'inquietudine di Pasolini, c'è una frase di quest'opera in cui si dice appunto: niente di ciò che è stato di tutti è mai stato mio. E qui, secondo me, viene fuori moltissimo, ecco, l'artista, che spesso si sente sia in Porcile ma anche in Teorema, come dicevi, proprio qual è il pensiero di Pasolini attraverso il personaggio. Tu come hai conosciuto Pierpaolo e come hai iniziato a collaborare con lui? Allora, è un caso della vita, proprio un caso. Io ero alle Isole Canarie, ho passato un mese, e avevo un altro mese prima di tornare a casa. Allora ho deciso di visitare la parte del Nord Africa che confina con il Sahara. Allora ho preso una nave dalla Spalmas, sono andato a Casablanca, da Casablanca Marrakesh, ho varcato gli Atlanti a Orsasat, che negli anni 60 era un posto, sembrava di essere veramente con i greci di 2000 anni fa, una cosa incredibile Orsasat. Gli ho chiesto da dormire e uno mi ha detto: ma anche te sei della troupe degli italiani che c'era il film? E ho detto: no, perché c'è un film? E dice: sì, sono arrivati ieri, mi parlo ieri l'altro. E allora cosa ho fatto? Ho cercato subito un contatto con questi italiani. E ho parlato con un signore, Walter, non ricordo il cognome, segretario di produzione. Ho detto: guarda, io vengo anche da Prato, dal teatro studio, mi piacerebbe fare un'esperienza cinematografica, se è possibile osservarvi mentre girate il film. E dice: ma parlo con il regista, poi te lo faccio sapere, ci viene qui domani mattina. Prestissimo, era alle 7 o alle 8. Io vado all'appuntamento, dice: se sì, va bene. Dice: però, dice, ti possiamo pagare poco. Già ho detto, già, era già grassa per me assistere, poi mi pagano anche, poi non era veramente poco, perché ti dico che è incredibile, ma da quando sono partito dall'Italia, dopo due mesi sono ritornato in Italia, più o meno avevo gli stessi soldi, tutti quelli che avevo guadagnato lì lavorando. Però ti dico, c'è una cosa bella e una cosa brutta, nel senso che io facevo un po' il tuttofare. Se mi dicevano di aiutare il costumista, andavo il costumista a mettere i costumi alle comparse, agli attori. E qualche volta assistevo il direttore delle luci, e qualche volta il truccatore, qualche volta sono andato a Marrakesh con l'autista a prendere le pellicole, perché non era troppo caldo per tenere tutti lì, era un problema. Che andavo all'aeroporto, le prendevamo e le riportavamo. La cosa eccezionale, bellissima, non so come mai è accaduto, è che la prima sera sono andato a cena, c'era solamente un piccolo alberghino ristorante lì, e mi sono ritrovato io, un tavolo a quattro, alla sinistra Pierpaolo,
davanti c'era Valtteri, questo segretario di direzione, e a destra c'era Enetto Davoli. È un po' come quando si va a scuola, ci si mette a sedere nei banchi il primo giorno, il secondo giorno si mette uguali, e quasi tutte le sere eravamo io, Paolo, Valtteri, oppure qualche volta c'era Franco Citti, Ninetto, e francamente fare un'esperienza del genere è tosta. Anche per l'unica cosa che forse ho un grande rammarico, che l'ho fatta a 24 anni, quando ancora tante cose non ce l'avevo per il capo, capito? Però è stato interessante. E sono stato con loro circa 2 settimane, è stata un'esperienza fantastica, perché io chiamavo la fotografia, vedere come si gira un film, e ho capito una cosa, quello qui questa sera c'è qualcuno, qualche ragazzo che fa il corso di fotografia con me, e lì è stato, ho capito questo, che sia una fotografia o un film non si fanno con la macchina fotografica o con la cinepresa, ma si fanno con la testa. E la cinepresa e la macchina fotografica sono degli strumenti per mettere poi sullo schermo quello che tu hai in testa, e quello è stata la lezione più grande che io abbia mai avuto. Parlando invece dell'adattamento e del lavoro che hai fatto per Porcile, l'adattamento linguistico di un film presenta sempre molte difficoltà, soprattutto immagino il passaggio da una lingua come complicata come la nostra, l'italiano, a una molto sintetica come l'inglese. Lo scopo primario è quello sempre di rimanere fedele al film. È stato difficile questo lavoro? Ci vuoi raccontare com'è andata? E anche a livello tecnico, che cosa comporta? Allora, dopo l'incontro con Pierpaolo Pasolini e la sua troupe nel Sahara, sono tornato in Italia e ho deciso di tornare a Roma. E fortunatamente, dato che sapevo molto bene l'inglese, ho trovato lavoro nella più grossa, diciamo, ditta, azienda di adattamenti di film in lingua inglese in Europa. C'erano due, una era President a Roma e una a Parigi. Francamente, io fare gli adattamenti non era troppo difficile, perché quasi tutti i film, o commedia italiana o western, anche se insomma una battuta, un'altra, non è che sia un problema. Quando mi dettero il film di Pierpaolo, allora la prima cosa che ho fatto, voi che seguite molto la lettura, non ho letto il testo, perché se tu leggi il testo già ti fai in testa la figura del protagonista, dei protagonisti, l'ambiente. Allora, prima ho visto il film, in italiano naturalmente. Visto il film ho letto la sceneggiatura. Leggendo la sceneggiatura già ti catapultavi ai personaggi del film. Dopo aver letto la sceneggiatura mi sono fatto il segno della croce, perché voi lo vedrete ora, alcune parti sono non difficili, estremamente difficili, specialmente i dialoghi fra Julian e Ida e fra Cloz e Diz, ci sono tantissimi, pochissimi piani. E che ho fatto? Fortunatamente, conoscendo Pierpaolo, gli ho telefonato, ho detto se potevo andare a casa sua per avere alcune spiegazioni, perché non è semplice, non è un film semplice. Sono andato a casa sua, che tempo lui abitava verso l'Euro, credo se non mi sbaglio, verso mio frate o roba del genere, e stava con la mamma, la signora Susanna. Mi ha ricevuto, gentilissimo, ci siamo spiegati. Ho pensato, vabbè, questo film, e cosa fa? Sono tornato in studio, ho tradotto tutto il film. Naturalmente tradurre è una cosa e adattarlo è un altro, perché in italiano, come ho chiesto dal punto di vista tecnico, l'adattamento del doppiaggio noi si va a tempo, cioè quando un attore apre la bocca e la chiude, le parole devono iniziare e finire quando le chiude. In inglese è uguale, però bisogna mettere anche le labiali. E, tosto, però
esattamente questo. Allora eravamo in due, io ero, si chiama assistente di doppiaggio, e c'è il regista di doppiaggio. Il regista di doppiaggio era Fred Newman, e io ho tradotto tutto il film, cercando anche qualche volta di farlo con le labiali giuste. Però non sono di lingua madre, poi non sono un artista come era lui. E con lui siamo riusciti a mettere in bocca gli attori il coso di Pasolini. Dopodiché c'è stato un altro incontro alla Nice Film, dove lui faceva un montaggio, se si montava Medea o qualcosa, e perché alcune parti, specialmente fra Clozze e Erdizze, non erano tanto chiare. Allora mi ha dato le spiegazioni e abbiamo finito il film. E la terza volta che l'ho rivisto è stata una trovata a casa sua, dopo che il film era stato presentato, ho avuto complimenti e è andata bene. Non è stato semplice, però è andata. Sì. E meno male che nel film mancano alcune parti della sceneggiatura. Sì, manca una parte perché credo Julian parla con Spinoza. Sì, con un filosofo del Seicento, sì, roba del genere. I dialoghi sull'esistenza di Dio. Sì, quella era sulla sceneggiatura teatrale più che altro. Sì, sì. Sì. E io ho avuto un'impressione, sia quando ho letto la sceneggiatura di Porcile che di Teorema, e poi guardando i film, che se guardi solo il film manca una parte, cioè al di là di pezzi magari interi che possono essere appunto non adatti al cinema, manca proprio quasi delle spiegazioni. Cioè io volevo chiederti innanzitutto in che cosa ti sei confrontato con Pasolini maggiormente proprio per l'adattamento di Porcile, nelle varie difficoltà che hai trovato, ma dicevi i dialoghi tra Erdizze e Clozze. Però ecco, se durante questi dialoghi sono venute fuori delle cose in più che ti sono servite e che sono andate oltre, poi magari nel film per chi lo guarda non le coglie o non ci sono, però che lui ti ha spiegato, perché leggendo i libri io ho trovato delle cose in più spesso. Avevo una spiegazione da colui che ha scritto la sceneggiatura è estremamente interessante, è il massimo, perché spesso e volentieri, cioè è stata la prima volta che io ho avuto questa esperienza, perché tutti i film che avevo adattato prima, io il regista o lo sceneggiatore non l'avevo mai conosciuto, anche ho fatto un film di Nello Risi che era Ondata di calore, I facchi attaccano all'alba di Golan, io ho sempre lavorato senza conoscere loro. La cosa interessante è questa che hai detto tu, che forse un film o una sceneggiatura scritta per il teatro. Noi abbiamo visto l'altra sera l'adattamento al Metastasio, e la cosa che mi ha sorpreso un pochettino, e quando io ho fatto l'adattamento, generalmente si chiamava tutti attori o americani o inglesi a doppiare Tognazzi, Donello e gli altri, non Clementini perché dice una battuta sola, insomma. Io ho fatto il doppiaggio del cameriere, perché il cameriere poteva anche essere italiano, e sono tre battute sole che introduce Erdizze, e quindi è un ricordo anche quello, sì. Quindi hai prestato proprio anche la voce? Ho prestato la voce della parte inglese. Tornando adesso invece a Marocco, no? Al primo incontro, ho letto che tu avresti detto, confermami se la citazione è vera, che osservare come appunto lavorava Pasolini, o comunque l'esperienza in generale, ti ha influenzato molto. Ci spieghi perché? Tutto il lavoro di fuori, sì, dal punto di vista. Io senti, mi sono sempre interessato di fotografia, però avevo fatto questo giro di 2 mesi con una macchinina. Ai tempi non avevo un macchinone, avevo una Zeiss di Concontina con 2 rullini in bianco e nero, un rullino l'avevo fatto alle Canarie e uno l'ho fatto lì. Sfortunatamente ho perduto tutto quando ho fatto il trasloco da un'abitazione a un'altra. È stata per me una ferita ancora aperta, però ti dico questo, vedere esattamente come si fanno le inquadrature
come ci si pone davanti specialmente a un personaggio è il tutto. Difatti, per chi mi conosce, ho iniziato a fotografare, non ti dico come Pasolini, però le mie foto erano quelle, personaggi e basta. Personaggi e personaggi, dove li ho trovati i personaggi? Li ho trovati in luoghi isolati della Terra dove potevi riscontrare alcune cose del genere, alcuni sguardi. Perché non è semplice, se io prendo un signore o una signorina in sala e li vesto da selvaggi, si vede subito che non sono, dallo sguardo, dagli lineamenti, dagli atteggiamenti. E veramente anche Pierpaolo, che cosa ho fatto per, ad eccezione degli attori principali, proprio Marocco si è preso tutte le comparse dell'uomo, che guarda, ti ripeto, che fosse le 67, a forse esatte, sembrava di Era essere, ecco, indigeni davvero. davvero, sì. E quindi mi è rimasto un po' l'amore per l'uomo. Non so se voi siete grandi lettrici, un pochino anche artisti anche voi, ma se sei una lettrice, leggi che cosa? Quello che ti piace, non leggi quello che non ti piace. Se sei uno scultore, scolpisci quello che ti piace. Se sei un pittore, dipingi quello che ti piace. Se sei un fotografo, fotografi quello che senti più vicino a te. Io ho sentito queste persone nei posti più disparati, in India, in Nepal, in Indonesia, in Amazzonia, nel Borneo. Sono andato a trovare quegli sguardi che mi erano rimasti un pochino impresso dai giorni che ho passato in Marocco. Infatti per Pasolini appunto erano fondamentali i volti, no? Sceglieva l'attore, se il volto era giusto, anche tutte le espressioni conseguenti a quel volto poi sarebbero andate bene. E rimanendo appunto in ambito Marocco e dicevi della scelta degli indigeni, durante le riprese, mentre giravate Edipore, non so se avete visto questo film, ma c'è una scena nel deserto in cui delle persone, cioè, ci sono dei tafferugli, diciamo, no? E Nino ha raccontato a me, Beatrice, un aneddoto molto interessante in cui Pasolini si arrabbia. E vorrei appunto che tu lo condividessi con il pubblico. Questa è la scena in cui, se vedete il film Edipore, fateci attenzione. È la scena in cui Edipo uccide il padre e vede il carretto. Si sente ora? Sì. Vede il carretto con quattro guardie, il padre è colui che guida il carretto e comincia un duello con le guardie. E a un certo punto uno di questi soldati, che era con suo padre, con lui non sa che quello è suo padre, e comincia a fare un duello. E questo era un giovanotto di lì, di Rosasalt, era veramente fiume, cioè, e non era vera la cosa. E Pasolini si arrabbiò, lo vedi proprio alterato. E mandò via di malo modo questo soldato. Disse al truccatore di mettergli della tinta marrone qua sul braccio e all'operatore di non inquadrare lui, ma di inquadrare solamente il braccio. Prese la spada, che era vera, e cominciò a duellare con Franco Citti, e se Franco si riparava con lo scudo, veramente è stato un momentuccio, perché Pasolini era abbastanza arrabbiato, gli tirava delle randellate incredibili, e Franco si riparava. E quindi la scena è diventata estremamente vera, sì. Senti, accennavi prima a queste tavolate, no? In cui c'era anche Nino Davoli. Davoli appunto sarà ospite della rassegna, il penultimo appuntamento in occasione della proiezione di Uccellacci e Cellini. E visto che l'hai conosciuto e che hai passato del tempo insieme a lui e con Pasolini, che cosa ricordi di loro due insieme? Poco di io perché Ninetto aveva, se non sbaglio, 19 anni a quei tempi, quindi era un ragazzetto, un ragazzino. Spesso stavo assieme a lui e a questo Walter, perché era, pur essendo segretario di produzione, anche lui era un ragazzo, aveva avuto 25-26 anni, Ninetto aveva 19, che si stava abbastanza assieme nei momenti di pausa,
dialoghi che avvenivano, alla se non era grande tavolata, erano dei tavolini, in una piccola saletta, si parlava un po' di più di meno, niente, cose eccezionali. Più che altro qualche volta, per quanto riguarda i dialoghi, nei momenti di pausa dell'ora di pranzo, perché l'ora di pranzo si pranzava sul luogo e ci davano una specie di sacchetto con delle cose da mangiare, e allora lì ci si metteva sotto un albero, ci si riparava a qualche posto, e lì si parlava forse un pochino di cose più interessanti riguardo al film, qualche volta anche con Pasolini o con gli altri. Sì. Allora, noi vi ringraziamo per averci ascoltato e per essere qui stasera. Prima di lasciarvi ringraziamo Nino, ovviamente, per essere stato qui. Prima di lasciarvi la proiezione, vi volevo ricordare il prossimo appuntamento di questa rassegna su Pasolini, che è il 27 novembre alla Casa del Popolo di Coiano. Alle 21 ci sarà Marco Marchi, che è un critico letterario e professore dell'Università di Firenze, che ci parlerà di Mamma Roma e seguirà la proiezione del film. Grazie a tutti di essere venuti, vi auguriamo buona visione.